Momenti di apprensione nella serata di ieri per un incendio divampato su una strada adiacente al parco urbano Fabiana Luzzi. Poco prima delle 19 le fiamme alte hanno avvolto una fila di alberi nonché la recinzione su viale Charles Dickens, nei pressi della rotatoria di via Provinciale, area urbana di Corigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto cittadino e i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano. Paura per un palo dell'Enel avvolto dalle fiamme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un forte scoppio prima di restare senza energia elettrica. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. Ho sentito una piccola puzza di fumo, pensando, fuoco non ne ho visto, pensando che sarà qualcosa che cucina l'Ariston o magari un qualche camminetto. Era la stessa puzza di così, ma fuoco non ho visto. Mi sono messo in macchina e sono andato a casa. Dopo neanche un 20 minuti, un quarto d'ora che me ne sono andato di qua, è successa sta disastro. Può darsi che il fuoco è partito da dentro. E siccome la siepe era alta, non si vedeva niente, non lo so. Sul posto anche una squadra di operai dell'Enel. Si indaga sulle cause che hanno scatenato l'incendio in una fredda notte di gennaio.